Salve a tutti e bentrovati. Oggi finalmente festeggiamo i più di 1600 iscritti. Io vi voglio veramente, veramente ringraziare e festeggiare. E lo volevo fare molto prima, mi ricordo di aver festeggiato fino ai 300 iscritti. E adesso siamo arrivati a più di 1600, quindi grazie e mi sono messa il mio vestito migliore, uno dei migliori, per poter partecipare e condividere la mia gioia insieme. Questo video che ho pensato per voi vuole essere il racconto breve del mio backstage, quindi cosa faccio per prepararmi da un punto di vista sia intellettuale che di trucco e parrucco, che di set, di allestimento di set. E a questo proposito vi voglio dire, ma non svelo nulla, che ci sarà alla fine una sorpresa. E proprio in previsione di video futuri un po' diversi dal solito. Bene, allora apprestiamoci a iniziare a intraprendere questi primi festeggiamenti. Dobbiamo iniziare con una bella testa pulita, perché solo quando questa è pulita, libera dai pensieri, si può studiare veramente bene e in modo proficuo e approfondito. Proseguendo nel percorso, a vedere quali sono i libri che chiaramente chiamano entusiasmo. Quindi, se un libro mi piace, lo leggo mentre sto stirando in qualsiasi momento della giornata, mentre sto cucinando, mentre sto spolverando, ma mi piace discretamente, bene, rimane all'interno della libreria. E quindi mi deve entusiasmare, non solo, ma la parte più difficile è poi riuscire a far dialogare quel determinato testo con altri per rendere stimolante quella che vuole essere non solo una recensione, ma anche un approccio critico a più testi insieme, critico e creativo. Quindi, cosa faccio? Intanto, studio, prima di tutto studio quello che mi ha interessato di più e cerco di pensare poi come metterlo in relazione. Qui vi mostro che ho proprio la sezione da questa parte di filosofia e qui ho quella di storia. E in alto ho ancora altri libri di spiritualità e poi in basso ho ancora altri volumi di storia e di filosofia, antropologia e altre ricerche legate alle mie tesi. Qui tengo di solito libri che ho appena studiato o che mi servono per consultazione. Ho questi di questo angolo dove abbiamo fiabe e abbiamo il Don Chisciotte. Questo è l'armadio della mia camera e se andiamo a spiare all'interno troviamo libri, ancora libri. Sempre libri mescolati anche ai vestiti. Questa è la mia piccola libreria comodino, quella più a portata di mano. Ci siamo passati alla sala. Possono essere naturalmente in modo classico sulle mensole o questa libreria, anche se sono anche in tripla fila. Questa libreria l'adoro, è un punto dove spesso faccio video. E qui accanto c'è questo regalo di compleanno fantastico che ho ricevuto, che mi permette di avere l'illuminazione adeguata. Nella dispensa, oltre ai cibi, ci sono anche i libri. Quindi dappertutto mescolati ai cibi, qui ho i cibi e al secondo piano altri libri ancora, perché i libri sono il mio pane. E poi ancora la libreria
questa parete di libreria mescolata un po' ai giochi, un po' agli attrezzi. Di solito studio qua, sul mio letto, spesso sotto le coperte, soprattutto se è inverno. E che cosa faccio? Mi amo circondarmi di molti libri, anche perché dopo un po' mi annoio di un argomento, allora passa un altro, vado a consultare un altro ancora, e quindi ho una lettura che è molto compartecipata, ricca, variegata, come quantità di libri, e poco sistematica, e posso ancora dire i libri ho un rapporto veramente naturale con loro. Quindi senza tante soggezioni. E quindi cosa significa? Che sottolineo col pennarello, sottolineo con la penna, sottolineo con quello che mi pare e come mi pare, sono i miei e li voglio vissuti, voglio quando ci torno su, magari su un qualcosa che ho consultato, vedere immediatamente che cosa mi è saltato all'occhio e poi che cosa voglio fare anche. Anche prendere qualche appunto. Qui sottolineo, come vedete i libri per me vanno vissuti e quindi sottolineo anche col pennarello, anche con l'abiro, per me non è profanarli, ma è proprio cercare di avere con loro il rapporto più naturale possibile. Dopo la lettura e la sottolineatura si passa alla scrittura, scrittura creativa, scrittura rielaborativa dei testi, e quindi qua le prese con i miei file, quelli che poi rappresenteranno la struttura portante di quello che dirò durante i video. Metterò anche dei segnalibri nei vari testi e segnerò qui le parti che voglio proprio leggervi, estrapolandole dal testo stesso. Cosa mi serve per studiare? Mi serve per studiare sicuramente fare esercizio fisico e quindi scaricare, liberare la mente e sentirmi bene nel mio corpo. Quindi è chiaro che il tapì quotidiano, almeno un'ora, ci vuole. Fondamentale è il caffè, 1, 2, 3, quanto basta. Il trucco e il parrucco sono fondamentali per Monica Maia, quindi, perché l'abito, ricordate, fa sempre il monaco. Quindi andiamo a vedere che cosa mi metto. Questo sì che è difficile. In realtà non è difficile, vi dico che decido spesso così come in quel momento mi va di fare, a meno che non sia un video che deve avere un tema specifico, allora mi posso costruire un trucco particolare. Questo è il cassetto dei body carini, particolari, brillantinosi, dei corpetti, questo corpetto bellissimo che ho comprato da poco, ancora questo brillantinoso che ho messo quando ho fatto il video su Thoreau. Questo è l'altro cassetto, quello più sportivo, dove ci sono canotte e body più sportivi che possono venire utilizzati benissimo anche questi nei miei video, e molti lo sono stati. Naturalmente, essendo io di piccole microscopiche dimensioni, ho anche vestiti altrettanto microscopici e quindi ne posso mettere tanti in poco spazio. Questo, per esempio, con un bel reggiseno rosso di contrasto, e questo che è tutto trasparente di velo, sta benissimo. Faccio vedere questa camicetta, per esempio, che misi per fare il video sugli sdraiati di Michele Serra, con abbinato un reggiseno giallo. Per quanto riguarda i miei reggiseni, io amo molto i contrasti e quindi amo indossare dei reggiseni di un colore di contrasto e quindi diverso rispetto a quello che porto sopra la canotta. Le cinture amo molto quelle brillantinose, quindi ho qui un armadio con un oblò dove
ne ho di diverso tipo, vedete, cinture con le borchie se voglio qualcosa di più aggressivo, bracciali, questa la schiava che mi piace molto mettere in alto nell'avambraccio, e quindi vado a scegliere senza mai metterci troppo tempo, così un po' a sentimento. Ho per esempio diversi libri, forse che no, è veramente un'enciclopedia carinissima, Pata Fisica, oppure qui ancora La città della gioia di Dominique Lapierre, chissà se riuscirò mai a recensirlo o a convincere mio figlio a leggerlo. E poi per esempio ho invece questo raccoglitore dove tengo una serie temi, miti, mitopoietici, uso questi listini per raccogliere materiale. O ancora i classici quadernoni dove scrivo, dove annoto, perché mi sono serviti per costruire proprio il percorso particolare, complesso di questa grandissima opera di Jung. E ora arriviamo qua, bagno per il trucco e parrucco. Qui io di trucchi uso poco, a volte mi può capitare di mettere una crema colorata tipo fondotinta, ma raramente. Metto solamente della terra perché con le luci del video risulto essere troppo pallida nonostante la mia pelle olivastra. Poi metto dei gloss, non amo i rossetti rossi, però se necessita, come se ho un trucco rosso come Jung, magari me li metto. E poi la matita verde o matita nera per le sopracciglia. E ricapitolando, prima di girare il video, naturalmente mi spazzolo i capelli, e se non ci faccio altro me ne tengo sciolti così, in modo abbastanza solito. Poi con la terra me ne do a profusione, anche sul collo, sul décolleté mi do. Ovviamente non vi ho fatto vedere la crema che metto prima, idratante o antirughe, va bene, non svegliamo proprio tutto, anzi sì che c'è di male. E poi abbiamo la matita nera che mi serve per ritoccare le sopracciglia, soprattutto in questo periodo dove l'estetista non c'è, chiusa, è rossa. E poi metto gloss per dare un po' un effetto lucido alle labbra, ma o leggermente rosato. Poi amo avere anche un leggero tocco di verde che richiamano la tonalità dell'iride dei miei occhi, così. E quindi questo. Qualcuno dice, ma anche d'inverno che ti metti questi décolleté, questi corpetti, ma come fai? Ma naturalmente prima di girare il video sono sempre stracoperta, quindi mi metto appunto scialli come questo, oppure mi posso mettere anche una giacca di pelo, proprio di quelle che si mettono per uscire fuori, oppure ancora una mantella, perché naturalmente insomma fa freschetto d'inverno. Qui c'è la parte di scelta di dove posizionarmi, e questa può essere di solito è sempre vicino a questa libreria. Amo molto questa libreria, amo Frank Zappa, e quindi metto le luci queste dietro
e davanti filmo con il cellulare, e scelgo di solito questo set oppure questa location, mi piace molto l'albero della vita, quindi utilizzo questo, oppure altrettanto mi piace il divano con il mio simbolo preferito, ognuno ha i suoi, il mio è pace, e la bandiera arcobaleno, qui c'è il mio divano, qua ho sdraiata, a volte col libro rosso è capitato perché qui avevo il libro grande da mostrare, o con i pupazzi se ci sono, e quindi uso questo, se no posso andare anche sdraiata sul letto come è capitato, mi posso sdraiare anche per terra magari con un tappetino sotto, o ancora fare i video, quelli più pazzi li ho fatti sul tapis o anche sopra questa sorta di penisola. Vi faccio vedere già così al volo il mio computer, su cui poi costruisco i file e le strutture dei video che vado poi a proporvi, e ancora vi faccio vedere anche questo quadernuccio qui ad anelle, dove nel momento in cui ho già il video filmato, preparato, per esempio questo è Pollock e Rothko, io lo riascolto e vedete, prendo nota dei minuti, in corrispondenza dei minuti, poi per l'editing metto o dove mi sono impappinata o se ci sono delle cose da inserire, immagini o quant'altro. E ora abbiamo la fase dell'editing del video, e quindi sono in compagnia con il grandissimo Picchio G, detto Goffredo, che mi edita tutti i video, dalle immagini alle cancellature di frasi esitanti con i miei o di impappinamenti. Non è che mi faccia proprio quello che vorrebbe lui, vero? Perché lui vorrebbe essere molto più preciso. Si può sempre migliorare, però qualcosina facciamo. Ecco, io poi voglio che mantenere abbastanza l'aspetto della naturalezza, e quindi lo faccio lavorare molto sulle immagini, qualcosa anche sulle sigle, essendo musicista, e poi per il resto poco altro, ma gli sono veramente grata, e se c'è una gradevolezza nei video è anche proprio merito suo e del suo lavoro di editing. Grazie Goffredo. Ecco che quello che non vedete è il computer da cui leggo, attingo per rendere fruibile, sintetico il più possibile la mia esposizione. E poi c'è la lampada su cui viene posizionato il cellulare, da cui filmo, e a seconda dell'inquadratura abbasso la torre di pentole e di libri. Ora, come però vi avevo annunciato, non me ne scordo, c'è una sorpresa per festeggiare i miei iscritti e dare così una ventata di novità, un po' di aria nuova ai miei video. Mi sono voluta regalare questo telo verde, un green screen, chiaramente nel mio piccolo, un qualcosa che però mi permetterà, questo oggetto, di proiettare alle mie spalle determinate immagini che possono in qualche modo essere a tema con quello che vi sto raccontando, vi sto presentando, e che quindi possa creare una atmosfera per voi è ancora più gradevole, più coinvolgente. Quindi ancora grazie per avermi seguito, per esservi iscritti al mio canale, siete veramente più di quanto mai avessi potuto sperare, ma ne basta anche uno per me, per portare avanti
con passione tutte le settimane questi incontri, questi suggerimenti. Spero continuerete a seguirmi, ormai sono 5 anni e cercherò sempre di stimolarvi, di fare dialogare libri, testi o presentarvi argomenti che comunque mi entusiasmano alla follia, e quindi sperando che passi il mio lavoro e la passione che ci metto e possa anche per voi essere lo stesso. Ancora grazie. Namaste.